Diciamo buon anno perché con i nostri inidonei diciamo che abbiamo iniziato in piazza, abbiamo iniziato l'anno scorso, il 23 luglio, anzi il 24 luglio dell'anno scorso, il nostro lungo presidio permanente di 12 giorni, eravamo solo inidonei, in particolare di Roma all'inizio proprio. Ma ben presto si sono cominciate ad aggiungere provenendo da altri paesi, da Pisa, ma non solo da Pisa, Adriana già c'era dall'inizio da Pisa, hanno cominciato anche da Padova, mi sembra. Elisabetta, dove è di Padova? Di Parma, Titti, Elisabetta è di Piacenza, dalla Sardegna, da Sassari e da Napoli, perché inizialmente il presidio era nato soltanto in relazione alla questione del problema degli inidonei, che lo ripetiamo qui per tutti, sono docenti con gravi patologie che non possono più rimanere in classe e che quindi vengono normalmente assegnati a svolgere delle funzioni nelle biblioteche scolastiche, nei laboratori didattici o come supporto alla didattica all'interno dell'amministrazione, ma solo relativamente alla questione della didattica come supporto al piano dell'offerta formativa, ai progetti e quant'altro. Questa piccola sezione di categoria già aveva ricevuto nel 2003 dalla ministra allora Moratti il primo diktat di un possibile licenziamento, perché equiparati a docenti sovrannumerari, che non avevano cioè più posto, dovevano essere licenziati entro i 5 anni se non si fosse trovato per loro un posto su cui farli permanere. Sono iniziate allora le prime battaglie, siamo arrivati al 2007, c'era allora invece Fioroni e siamo riusciti diciamo, a fare un contratto collettivo nazionale integrativo nel quale si parlava di una graduatoria riservata ai docenti idonei, attraverso la quale si sarebbe poi potuto passare alla loro assegnazione su altri posti, e questo ha fatto decadere il problema del licenziamento in caso di non occupabilità o di non passaggio su altri posti amministrativi nello Stato, ma nei fatti quel contratto collettivo nazionale integrativo e le circolari successive non garantivano nulla in realtà, perché lasciavano semplicemente in sospeso una questione che poi nel 2011 sarà ripresa, perché nel momento in cui normativamente parlando, noi qui stiamo iniziando un convegno in realtà all'aperto, lo dico a tutti, e quindi facciamo il punto della situazione, perché visto che in realtà già nelle norme previste il personale inidoneo, cioè docenti, insegnanti, venivano equiparati nel lavoro, in quanto dalle 18 o 22 o 24 ore passavano alle 36 ore, davano luogo ad un ibrido da un punto di vista professionale che, se li faceva apparire ancora come docenti semplicemente sulla carta, faceva e fa loro acquisire invece in realtà un profilo molto simile a quello del personale amministrativo e tecnico. E già da allora noi denunciammo questa ambiguità di fondo che ci sembrava non essere stata risolta dal contratto collettivo nazionale integrativo del 2008, che pure tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che lo avevano stilato consideravano come una grande vittoria. Il tempo purtroppo ci ha dato ragione, ha dato ragione ai COBAS nella loro analisi, e infatti nel 2011 con il governo Berlusconi e la Gelmini c'è stato un nuovo decreto legge nella finanziaria di quell'anno che metteva in campo il trasferimento volontario del personale inidoneo sui profili del personale amministrativo e tecnico, ma se questo passaggio non fosse avvenuto entro l'ottobre del 2011
si era già provveduto a definire l'obbligo del passaggio nei ruoli amministrativi dello Stato in altri ministeri. Intanto occorre dire che già nel luglio del 2011, pur non essendo prescrittivo il passaggio dal profilo del docente inidoneo a quello del profilo ATA, invece molte organizzazioni sindacali avevano già preparato le schede, i moduli, il primo intercettato dai colleghi a Pisa per il passaggio, sostenendo con i propri iscritti che quel passaggio era obbligatorio e che quindi loro lo dovevano fare. Noi, e quella è stata la prima estate di mobilitazione, perché eravamo a luglio, io avevo ricevuto mentre andavamo come Cobas a Genova, Titti? Rodotà. Falla chiamare. Tu sei il nostro Segugio, oggi perdi colpi, E Titti è stata, diciamo, la persona... Titti e vai! Titti è la nostra scatenata, perciò lo diciamo a lei, non ci andiamo noi, perché lei li ha presi uno per uno. Comunque nel due... Sì, quello davanti. Che noi invitiamo a fermarsi. Titti lo ha raggiunto, grazie. Noi siamo qui, la salutiamo. È al telefono e quindi Titti un attimo deve aspettare che termini la telefonata. E comunque diciamo che appunto nel luglio 2011 intanto era uscita questa norma nella quale si prevedeva il passaggio, prima non forzoso ma che le organizzazioni sindacali avevano dato per obbligatorio, e poi successivamente si sarebbe dovuto procedere in maniera coatta al passaggio sui ruoli amministrativi dello Stato. Non è avvenuto quello, in parte perché noi ci siamo cominciati a muovere, abbiamo cominciato a mandare nel luglio del 2011, anzi i primi dell'agosto del 2011, le diffide al Ministero, nelle quali diffide noi sostenevamo l'impraticabilità di questo passaggio e abbiamo cominciato ad avere dei risultati, abbiamo fatto le varie riunioni e l'impraticabilità allora consisteva naturalmente anche in una questione di profili, perché i docenti da un livello settimo, se docenti della secondaria, o un livello sesto, se maestri, sarebbero dovuti passare ad un livello quarto come gli amministrativi. E questo non era possibile perché oltretutto passare negli altri ministeri della pubblica amministrazione per un livello settimo sesto significa coprire dei livelli dirigenziali che non corrispondono al livello settimo della scuola, e quindi ci sarebbe voluto un decreto di allineamento dei profili che nessuno ha avuto il coraggio di mettere in campo, però ci ha pensato Monti. Perché Monti ha risolto il problema, nel senso, cioè Monti, diciamo che è arrivato ad un anno dallo slittamento continuo, perché noi insistevamo che non si poteva passare sui profili, arrivato Monti inoltra una richiesta nei tagli di spesa per la spending ai vari ministeri per un tetto di risparmi che bisognava onorare, e il nostro ministero lo ha onorato, no? Con un'azione che noi abbiamo definito Action T4, dal primo atto dei nazisti, con i quali prima dell'olocausto degli ebrei hanno fatto le prove generali trasferendo nelle camere a gas i malati, che sono stati i primi ad essere eliminati prima dell'olocausto generale, tant'è vero che abbiamo riportato anche degli esercizi che si facevano svolgere nel 1936 nelle scuole tedesche, nelle quali c'era un'operazione matematica, un problema: se un malato costa allo Stato 4 marchi al giorno, se uno psicopatico costa allo Stato
per le cure 3 marchi a giorno. Quanto spende inutilmente lo Stato tedesco per tenere in vita queste persone? E i bambini fanno un'operazione nella quale, diciamo, conteggiavano, quantificavano l'onere di spesa per lo Stato. E noi abbiamo detto che quell'operazione del governo Monti era esattamente identica a quella che si era messa in campo con la famosa Action T4, che si chiamava così per T4 era il numero civico e la sigla della strada nella quale fu messa per la prima volta in campo questa operazione. E buongiorno. E diciamo che l'anno scorso è stato il clou, per così dire, perché noi abbiamo capito subito che nel momento in cui era stato licenziato un decreto nella spending che prevedeva il passaggio direttamente nei profili ATA, perché questo è stato il cambiamento da Berlusconi a Monti, che Berlusconi aveva comunque provveduto ad entrare nel merito, ma Monti ha peggiorato, o meglio, il Ministero ha messo in campo, diciamo, quelle che secondo lui erano le linee applicative di quanto richiesto da Monti, perché Monti ha solo richiesto il risparmio, non ha detto, quello Monti non sapeva neanche che esistessero gli inidonei, non sa neanche di che si stava parlando, ma i funzionari del Ministero lo sapevano bene e quindi hanno individuato negli inidonei coloro che avrebbero dovuto permettere il risparmio. E in realtà sappiamo bene che non sono gli inidonei a far ottenere il risparmio, e adesso ci arriviamo nella ricostruzione. Intanto noi siamo scesi in campo, abbiamo capito che l'unica cosa veramente da fare era tentare di bloccare l'approvazione della spending, e allora delle signore alquanto per bene, diciamo, non abituate a fare le rivoluzionarie in piazza, ma persone tranquille, si sono ritrovate il 23 luglio dell'anno scorso, dopo i vari sit-in, certo, che intanto avevano fatto maturare la consapevolezza e la necessità di stare in piazza, con le loro seggioline si sono presentate a Piazza delle Cinque Lune, e lì ci siamo trattenute tutte e tutti per ben 12 giorni accanto al Senato, con le nostre sdraio, i nostri tavolini, i nostri manifesti, e soprattutto con un'azione capillare che appunto Titti in particolare portava avanti, che era proprio lì a Piazza delle Cinque Lune, che è sotto il Senato e soprattutto sotto uno degli alberghi dove i senatori si ritrovano. Titti non ne faceva passare uno indenne. Come vedeva un volto conosciuto di senatore, senatrice, deputato, andava, diciamo, immediatamente, li placcava, li bloccava, ce li portava, noi li circondavamo e lì abbiamo a tutti fatto un corso di recupero. E da buoni insegnanti quali siamo, perché in realtà abbiamo scoperto che nessuno dei senatori che si trovavano lì per andare a votare la fiducia per la spending sapeva neanche di cosa si stesse trattando, cioè non sapevano neppure cosa stessero votando, ci dicevano solo ma è la fiducia, noi comunque la dobbiamo porre, noi diciamo sì, va bene, però almeno siate consapevoli di quello che state firmando. E lì non solo li abbiamo fermati uno per uno, ivi compreso, bisogna dire, l'allora responsabile del PD per la scuola, che era la Puglisi, alla quale abbiamo fatto dei corsi, che però, diciamo, produttivi, perché ha preso molto bene, tant'è vero che poi, una volta diventata senatrice, la Puglisi ha presentato dei disegni di legge e ha convinto tutti a firmare. Accanto alla Puglisi abbiamo avuto anche Pedica, che allora era nell'Italia dei Valori, se vi ricordate, no? Che ci ha seguiti, abbiamo fatto un flash mob qui il 24 agosto scorso, varie azioni al Ministero, congiunte, quindi insomma ci siamo mosse anche con Pedica, e c'era anche Vita, che allora era senatore e che ci ha seguito altrettanto, e bisogna dire anche lui con un certo profitto. Quindi siamo stati degli alunni bravi, li abbiamo promossi, diciamo, ecco. E siamo stati ricevuti, anche ci siamo fatti ricevere
anche al Senato, e lì siamo andati con la nostra piccola Corte dei Miracoli, se vi ricordate, perché abbiamo fatto la sceneggiata, nel senso che siccome loro non capivano di cosa si stesse parlando, allora abbiamo preso, consapevoli tra di noi con una certa ironia, coloro che proprio potevano rappresentare fisicamente il mondo degli inidonei. Siamo andati con la collega che aveva la paresi e il trapianto di fegato, siamo andati con la collega non vedente e siamo andati con la collega che non deambulava bene, insomma siamo andati con la rappresentazione di alcune delle tipologie invalidanti e cui gli inidonei sono sottoposti e sottoposte, e devo dire che abbiamo fatto colpo, impressione, una certa impressione, hanno capito che non stavamo cazzeggiando ma che c'era qualcosa di serio, e lì abbiamo incontrato, se vi ricordate, la Bastico e anche la Finocchiaro, e la Finocchiaro che ci aveva giurato che si sarebbe interessata del problema. Il giorno dopo hanno votato la spending, ma comunque noi lo sapevamo che comunque la spending sarebbe stata votata, il che significava naturalmente che saremmo andati a finire all'interno del patto di stabilità, perché il passaggio successivo era dalla spending al patto di stabilità, dove abbiamo pure presentato, scrivendoli noi all'ultimo minuto, alle 2 di notte, tutti quanti là insieme a scrivere gli emendamenti da presentare nella legge di stabilità, ben sapendo, non dicendo nulla perché eravamo in silenzio, ma sapendo che non ce l'avrebbero mai potuti accettare, perché nella legge di stabilità noi non c'eravamo, e quindi il nostro problema non poteva dar luogo ad un emendamento in assenza totale della presenza del problema degli inidonei. E così da il patto di stabilità e da dicembre noi saremmo potuti traghettare, no? All'interno dei profili ATA e amministrativi, e bisogna dire che il ministro Profumo ci ha provato, no? Il ministro Profumo ci ha provato più di una volta, perché per ben 2 volte il ministro Profumo ha firmato il decreto interministeriale, perché dalla spending all'applicazione ci voleva appunto un decreto applicativo, e questo decreto applicativo il ministro Profumo lo ha firmato per ben 2 volte, e noi per ben 2 volte glielo abbiamo rispedito al mittente. Nel frattempo si erano uniti agli inidonei però i precari, perché il vero problema, e Rita è stata la prima nel luglio dell'anno scorso, Rita era andata insieme ad altri precari docenti al Senato, anzi a Montecitorio, per parlare appunto dei posti, delle immissioni in ruolo, e lì loro gli avevano promesso circa 5.300 e tot posti, e loro molto contenti, visti che noi stavamo lì, sono venuti a dirci: ma no, guardate che ci sono i posti, e noi guarda, cioè noi vi siamo, c'ho il decreto in mano, noi l'abbiamo guardato, dico: guarda, sì, ci fa piacere per voi, ma noi siamo convinti che quei posti non sono per gli amministrativi e tecnici, quei posti sono solo per i collaboratori scolastici, perché così, così, così e così, e abbiamo spiegato che passando gli inidonei sui profili amministrativi e tecnici ovviamente loro non sarebbero stati messi in ruolo. Rita è rimasta un attimo perplessa, è tornata a Napoli, ha riflettuto, il giorno dopo stava a Roma con noi, perché ha capito perfettamente che si trattava di quel problema. C'è gente che passa, guardate, ditti sempre un occhio per vedere se qualcheduno ci può dare indicazioni, visto che alle 11 comincia il Consiglio dei Ministri, e non dobbiamo dimenticare che poi insieme agli inidonei, agli amministrativi, precari e tecnici, c'erano anche gli ITP, e ci sono ancora gli insegnanti tecnico-pratici, ex enti locali, C555, C999, ecco, stanno qui belli fotografati grazie alla nostra Rita, Renata, che ci ha fatto questo bellissimo regalo. Sì. Che ci ha accompagnati dall'anno scorso e ha permesso anche visivamente di far comprendere che cos'è la battaglia degli inidonei.
gli ITP C555 e C999, che sono quegli insegnanti tecnico-pratici che provengono dagli enti locali, sono stati fatti passare all'interno dello Stato nella scuola e che sono stati messi in un contenitore, in due contenitori inutili, perché si sarebbero invece potuti inserire benissimo all'interno delle classi di concorso nelle quali potevano comunque svolgere il loro lavoro, e invece nessuno lo ha fatto, l'amministrazione l'ha lasciato lì, fermo restando che poi quando si sono ricordati degli inidoni si sono ricordati anche di loro, sì, passiamo anche loro nei profili ATA, perché tanto che ci frega, spostiamoli, non ci interessa più di tanto. Con questi tre spezzoni naturalmente abbiamo avuto un po' la forza di continuare, perché poi un po' alla volta da Napoli anche l'Abruzzo, che aveva avuto un contatto con noi attraverso Rosanna, ma Rosanna era venuta come idonea ad altri compiti, che aveva subito, quando ci aveva visto, capito l'importanza di stare in piazza, perché in quest'anno quello che comunque ci è stato ripetuto da tanti colleghi e colleghe che purtroppo non possono essere con noi perché sono malati, perché il problema è che qui dobbiamo per forza essere una rappresentanza, perché i colleghi inidonei, intanto già quelli che sono a Roma, non tutti sono nelle condizioni di poter partecipare, e poi ci sono i colleghi e le colleghe che sono fuori e che non possono venire, e che però ci hanno detto che forse si sarebbero suicidati se in questi tre anni non ci fosse stato un contatto così stretto, anche da un punto di vista umano, che li avesse fatti sentire parte importante di un processo che non bloccava in qualche modo di nuovo la loro esistenza, perché per chi ha già dovuto subire, come dire, un attacco dalla vita come quello della malattia, sentirsi poi estromessi totalmente da quello che è stato il luogo nel quale comunque hanno esercitato una propria professione come tutti noi, sarebbe stato troppo, per molti di loro sarebbe stato troppo. E quindi il valore di questa battaglia è stata quella intanto di chiarire a tutti, perché questo è l'elemento, tutti oggi sanno chi sono gli inidonei. E tutti conoscono anche il problema dei precari amministrativi e tecnici, e tutti conoscono il problema e il valore delle biblioteche nella scuola, di cui non si sapeva nulla, e dei laboratori all'interno della scuola. Nella riapertura, nel percorso che noi abbiamo fatto, mentre il ministro Profumo ci accoltellava alle spalle, perché all'inizio si pensava che non avrebbe firmato proprio lui, no? Quel decreto, invece c'è stato qualcun altro alla funzione pubblica, l'allora ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, che proprio l'altro giorno Rita ha incontrato al San Carlo di Napoli, e poi racconterà lei l'incontro, che invece non ha firmato, non ha voluto firmare, perché una cosa è stata chiara a loro, e noi gliel'abbiamo ben messa in evidenza, nonostante la firma, ma quella è stata una firma che è stata una risposta politica ad una mancata candidatura da parte del ministro Profumo, perché noi sappiamo che poi l'animo umano è piccolo, no? E quindi non è che si faccia troppi problemi guardando veramente la profondità delle cose. Salutiamo Piero Bernocchi, il nostro portavoce nazionale, che ha detto che oggi sarebbe stato con noi ed è venuto, adesso gli diamo la parola, lo ringraziamo per essere qui con noi perché lo riteniamo una cosa molto importante. E invece Patroni Griffi non ha firmato, non ha voluto firmare, e questo ci ha permesso di prendere tempo fino a quando, arrivati al nuovo governo, a questo governo, abbiamo avuto la possibilità, grazie al lavoro minuzioso, costante, programmato, incessante, fatto di riunioni, di telefonate, di presenza, di sit-in, senza mai perdere la volontà e la certezza che comunque stavamo rappresentando qualcosa di giusto, siamo arrivati al governo Letta. Governo Letta, ci siamo inseriti nel governo Letta già con un elemento in più, e cioè con un disegno di legge che la Puglisi ha presentato al Senato, un altro che ha presentato alla Camera Melilla,
di SEL e la Puglisi e del PD, quelli del Senato sono stati, il disegno di legge è stato firmato, la Lega ne ha presentato uno personale, ma comunque ripreso, mutuato da quello che aveva presentato la Puglisi e sottoscritto da tutti. E tutti erano concordi anche alla Camera. Tant'è vero che noi siamo riusciti ad avere quest'anno degli incontri importanti, perché sulla scorta della presentazione di questo disegno di legge noi siamo stati ricevuti il 24 e il 25 luglio intanto dalla Presidente del Senato, da Grasso, che ci ha ricevuti in pompa magna, perché c'era per ognuna delle tipologie di categoria che rappresentavamo un rappresentante in delegazione. Lì non solo c'era il Presidente Grasso in persona, ma c'erano i rappresentanti di tutti i capogruppo presenti nella Commissione Cultura, che hanno ascoltato molto attentamente quello che noi abbiamo detto. E a me personalmente la cosa che ha più impressionato da un certo punto di vista favorevolmente è stato quello che ha detto la senatrice Giannini, che è di Scelta Civica e c'è una Montiana. E la Giannini ci ha guardati e ha detto: noi sappiamo che questa è stata una norma sbagliata. Quindi c'è stato un riconoscimento in un contesto istituzionale come quello che è rappresentato dalla Presidenza del Senato, con il Presidente Grasso che ci ha dato ragione e che ci ha detto: ma perché tutto questo? E ha detto: beh, perché queste sono delle scelte, e sono delle scelte simboliche, perché se si eliminano i docenti inidonei significa che si elimina l'ultimo baluardo dello Stato sociale in Italia. E il Presidente Grasso ci ha detto: beh, è chiaro, questa è una scelta politica. E noi abbiamo convenuto, certo, questa è una scelta politica, e lui ha aggiunto: e noi non ce lo possiamo permettere. È uscito un comunicato dalla Presidenza del Senato, nella quale il Presidente del Senato ha detto di aver incontrato i Cobas, dopodiché è successa una tragedia, perché sono tutti quanti sono collassati, i nostri confederali e altri, perché per loro è stata un'onta che i Cobas fossero stati ricevuti in pompa magna. Il giorno dopo, secondo schiaffo, perché siamo stati ricevuti dalla Presidenza della Camera. Presidente Boldrini era in commissione e quindi non è potuta venire, ma abbiamo avuto il suo portavoce Roberto Natale e il suo responsabile politico, che è venuto, ci hanno ascoltato, ci hanno dato ragione. Secondo comunicato, nel quale si diceva che avevano incontrato i Cobas e gli inidonei, i precari amministrativi ATA e gli ITP, e che erano attenti e seguivano con grande attenzione tutta la questione. E quella è stata una bella botta, era il 25 luglio, siamo ritornati a Roma per parlare con, ciao Daniela, per parlare con Fassina il 5 agosto alle ore 16, che era 17? E 17, delegazione diciamo così squagliata dal caldo, ma ognuna di noi che tornava dalle proprie vacanze appositamente per incontrare Fassina, che è il vice ministro del Ministero dell'Economia e Finanze, il quale a sua volta ci ha ascoltato e ha detto che avevamo ragione. Ora, mia madre diceva la ragione dei fessi, noi speriamo che non sia così, perché poi ti danno ragione e poi fanno come gli pare. Noi speriamo che non sia così. Abbiamo avuto anche delle altre risposte positive. Il 23 agosto siamo stati di nuovo qui, quindi anche quest'estate, per la seconda estate, vacanze praticamente inesistenti, ma noi l'abbiamo fatto con grande piacere. Siamo venuti qui, e qui il 23 agosto si è maturata quasi una tragedia, perché una collega precaria amministrativa, Virginia, dopo aver non aver ricevuto risposte dal Consiglio dei Ministri, noi eravamo qui, ci saremmo aspettati, visto che il Ministro è passato, ecco, non dimenticavo la cosa più importante, che il 23 agosto, mentre stavamo apparecchiando la piazza come al solito, ciao Costanza, e il Ministro è passato, perché la nostra Titti, che noi adesso chiamiamo Twitti, twitta con il Ministro, e il Ministro, anche se lei non poteva venire, la Titti, perché aveva dei problemi,
E il ministro ha letto il messaggio ed è venuta qui prima di andare al consiglio. Ho detto: no, io vi ho voluto incontrare. È venuta con il capo segreteria del ministro Fiorentino e ci ha detto: sì, ho letto il messaggio di maestra Titti e sono venuta, io vi sono vicina, sono con voi, cercherò nei limiti del possibile di far approvare sta cosa, insomma, poche parole, fermo restando che ci sono dei problemi finanziari. Noi che non molliamo neanche se appunto il Presidente della Repubblica viene e ci dice ci avete ragione, imperterriti, abbiamo ringraziato, siamo stati contenti, ci saremmo aspettati che a chiusura del Consiglio dei Ministri qualcuno fosse venuto ad avvertirci che in realtà invece era stato scorporato il problema degli inidonei, così come quello di quota 96 che per la prima volta in quel contesto si è aggiunto al nostro sit-in, unificando, ecco lì, inidonei, precari, ITP, quota 96, perché secondo noi è importante che i singoli spezzoni di categoria possano, contando l'uno sull'altro, rappresentare le vere problematiche della scuola, perché noi non siamo esterni alla scuola, non è che vogliamo risolvere solo il nostro problema, noi siamo uno di quei problemi che interni alla scuola dimostrano che cos'è che non va nella scuola, quanto poco si guardi la scuola in tutte le sue parti, in tutte le sue componenti. E Virginia non ha retto, diciamo così, la disillusione in quel momento, con un carico personale di collega precaria da 15 anni, separata, con un marito che non dà gli alimenti, con una figlia a carico, una madre anziana, senza stipendio da giugno, e ha cercato di fare un gesto terribile, ha tirato fuori questo flacone di spirito, proprio il vecchio spirito, ve lo ricordate, quello di una volta, proprio alcol spirito, se l'è buttato addosso e ha cercato di darsi fuoco. Noi non ce l'aspettavamo. I colleghi che le erano intorno, per fortuna, sono riusciti, qui ce n'è uno, a bloccarla, le hanno buttato via il flacone e lei si è sentita male, perché poi ce lo ha detto io volevo fare un gesto dimostrativo, ha detto, però a un certo punto sono stata presa da una tale rabbia che ho perso la testa e mi sono data fuoco veramente. E lì c'è stato un momento drammatico di confronto tra di noi sulle problematiche vere, e comunque poi diciamo che la cosa si è conclusa. Devo dire che nei giorni successivi sono stata raggiunta da una telefonata del Ministero, dalla dottoressa De Luca, bisogna dire e dare a Cesare quel che è di Cesare, che aveva saputo di quanto accaduto, la dottoressa che ha la responsabile delle relazioni sindacali, che ci conosce, con la quale siamo stati sempre a colloquio, che aveva saputo, pensava che fosse un'altra persona, pensava che fosse Rita, veniva sempre con noi perché la foto di Virginia compariva sui giornali insieme a quella di Rita e non si distingueva, e ho detto no, si tratta dell'altra collega, e lei ha detto guardi, io se volete venire, insomma, non vi preoccupate, noi sapete che vi incontriamo sempre, eccetera, eccetera. E quindi anche lei ha partecipato a questo momento per noi un po' drammatico. E dopodiché non siamo rimasti con le mani in mano, siamo ritornati il 3 settembre, perché non qui il 3 settembre, perché era stato spostato comunque il Consiglio dei Ministri, e noi siamo andati al Ministero e lì abbiamo fatto un altro colpo grosso. Perché siamo stati di nuovo ricevuti e siamo stati di nuovo ricevuti dal ministro Carrozza, che per la seconda volta ha testimoniato proprio di fronte a noi concretamente la sua volontà di risolvere la questione. Titti si è un po' commossa, perché il ministro, lo possiamo dire Titti, quando è entrato in stanza e ha visto Titti ha detto: io sono una fan di maestra Titti, perché appunto si seguono. E noi ci siamo un po' commossi, perché in fondo questo comunque ha testimoniato in ogni caso un'adesione del ministro rispetto alle cose che noi stiamo dicendo. E il 3 c'erano di nuovo in piazza i nostri colleghi di quota 96, che anche oggi sono qui, che hanno vari blog, che sono molto attivi anche loro, che ci fa piacere che si siano uniti a noi, perché pensiamo che sia una quota importante, fermo restando una cosa importante, ho detto una quota importante, fermo restando che poi ci sono gli inidonei quota 96. Dov'è Claudio? C'è?
e Claudio c'era ma sta in giro, per esempio Claudio è un anche lei, anche Rosanna, ecco anche lei, l'altra collega, eccolo lì Claudio, sono inidonei quasi 96, quindi fregati due volte, perché... Poi i quota 96 stanno a loro volta diventando inidonei perché non ce la fanno più anche loro, quindi diciamo che si ampia la platea. Per questo noi mettiamo tutti insieme, perché tanto sappiamo che per osmosi tra un po' tutti quelli che hanno superato una certa età diventeranno inidonei, perché il problema poi è questo, cioè la verità, quello che noi ci siamo chiariti nei nostri incontri, che non abbiamo passato a chiacchierare in vano, perché noi abbiamo fatto analisi approfondite su quella che è la condizione e la motivazione del passaggio simbolico. Adesso finisco però questa cosa e poi passiamo a questo e poi passo anche la parola a qualcun altro per non farla troppo lunga. Il ministro ci ha quindi di nuovo incontrati e ha ribadito il concetto, cioè lei porterà e sosterrà la questione. Il problema è un problema di soldi, che secondo noi non è esattamente la verità vera, nel senso che quello che loro sostengono, ma qui c'è una volontà politica, perché se per noi 100 milioni di euro rappresentano l'inimmaginabile, da un punto di vista dei conti dello Stato non è esattamente così. Sì, appunto, l'IMU dei ricchi avrebbe permesso di rimettere a posto un po' di cose. E siamo arrivati ad oggi, dal 3 abbiamo deciso, dopo un'assemblea che abbiamo fatto insieme a tutti gli spezzoni di categoria oggi rappresentati qui, di continuare con un presidio di 5 giorni. Ha detto noi la buttiamo lì, perché intanto ci sarà il 9 comunque un consiglio dei ministri e noi vogliamo arrivare al consiglio dei ministri con un presidio che abbia rafforzato la presenza congiunta di tutte le componenti che noi rappresentiamo, anche perché poi il 9 dovrebbe essere un giorno importante. E oggi noi sappiamo che gli inidonei sono inseriti nel decreto scuola, quindi oggi si parlerà di loro, ma non si sa ancora, cioè non lo sappiamo noi, loro già lo sanno, ci dovremmo fare pena quest'altra mattinata per saperlo, se saranno o meno trovati finalmente questi soldi, questi 100 milioni di euro. Sappiamo che quota 96 è fuori dal decreto, ma noi vogliamo rappresentare anche la continuità di una battaglia, no? Che non è che noi, anche se gli inidonei, ammesso e non concesso, dovessero ricevere, diciamo così, ciò che fino ad oggi hanno cercato, non è che noi finiamo qui, perché ci sono ancora, come inidonei, molte cose da chiedere, tantissime cose da chiedere, per non parlare dei precari amministrativi e tecnici, ma anche dei docenti precari. Abbiamo qui in piazza anche un rappresentante di un gruppo dei docenti precari, Tommaso, che rappresenta un'altra battaglia che noi stiamo facendo, quella per la laicità della scuola, e cioè quella per il rispetto delle norme che prevedono che per ogni docente di religione cattolica sia presente nella scuola un insegnante di materia alternativa. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che dice che c'è un obbligo, perché altrimenti i ragazzi non avvalentesi subirebbero un danno, perché non hanno la possibilità di far valere, no, un insegnamento così come può essere quello della religione cattolica. E sono 25.000 posti per 25.000 precari. Non è che si tratta di un posto e uno lascia correre. Siccome ci sono 15.000 immessi in ruolo su una disponibilità di docenti, di 15.000 insegnanti di religione immessi in ruolo per 25.000 posti complessivi, noi riteniamo che invece questi posti debbano essere dati ai docenti, ai precari che possono insegnare, perché abbiamo come COBAS nel frattempo vinto delle battaglie importanti sia a Brescia che a Bologna, dove abbiamo vinto un ricorso che ci ha permesso il riconoscimento del servizio prestato sulla materia alternativa ai fini della ricostruzione della carriera, e questo è stato un ricorso che hanno fatto i COBAS di Brescia, e l'altro a Bologna il riconoscimento del punteggio sulla propria classe di concorso di appartenenza per il servizio prestato su materia alternativa. Basta farsi inserire nel contratto
di reclutamento la classe di concorso di provenienza, e quindi questa è un'altra cosa importante. Oggi sappiamo appunto che alle 11 si riunisce il Consiglio dei Ministri, quindi ora credo, ora si sta riunendo il Consiglio dei Ministri, noi lo salutiamo, non so se si sono già, facciamo un po' da muine e salutiamo i nostri ministri convenuti al Consiglio, speriamo che siano illuminati dalle nostre parole, dalle nostre battaglie, e aspettiamo fiduciosi e fiduciose l'esito finale. Consapevoli appunto, per quanto riguarda, e chi chiudo, che la battaglia che noi stiamo portando avanti sulla questione degli inidonei non è relativa ad una manovra che in effetti trova una propria giustificazione sul mobbing, chiamiamolo così, fatto su 3.500 docenti, perché 3.500 docenti sono troppo pochi per giustificare un'azione di questo tipo. La verità è che con questa mossa si sta dicendo che tutti coloro che da oggi in poi diventeranno inidonei saranno trasferiti sui ruoli amministrativi e tecnici della scuola, e noi sappiamo che in realtà con un criterio che ha determinato un aumento dell'età pensionabile fino ai 70 anni, diciamocelo, questo significa che la scuola italiana avrà sempre più inidonei e che quindi potrà liberarsi degli inidonei in questa maniera, così come potrà utilizzare, dal momento in cui dovesse andare, e speriamo di no, in porto quanto previsto dalla spending, che tutti i sovrannumerari, perché il problema dello spostamento dei docenti inidonei, come detto in apertura di discussione, è stato determinato dal fatto che loro considerano gli inidonei sovrannumerari, perché non hanno un posto, non ce l'hanno in organico di diritto, non ce l'hanno in organico di fatto, ed essendo sovrannumerari allora possono essere occupati nelle segreterie, il che significa che tutti i sovrannumerari da oggi in poi potranno essere utilmente occupati e declassati all'interno delle segreterie. Quindi gli inidonei nuovi, vecchi della scuola, che dopo i 60 anni saranno costretti a rimanere, e soprattutto per la gestione di classi sempre più numerose con adolescenti o bambini, diciamo così, anche problematici, comunque turbolenti, parliamo del BES, ci sono 10.000 cose connesse a tutto questo, perché nel frattempo poi l'insegnante diventa curricolare, diventa anche l'insegnante che dovrà sostenere i tagli per il sostegno, perché attraverso la questione del BES bisogna eliminare il sostegno, diciamo, lo traducono così l'acronimo i nostri, adesso si dovranno assumere anche degli oneri per i quali non hanno neanche la competenza specifica a individuare i bisogni educativi speciali, e chi ha mai, come è possibile tutto questo? Quindi diventa intanto una funzione più complessa, ma oltre che più complessa, proprio non adatta al ruolo dei docenti, e quindi questo significa che l'amministrazione ha già messo in conto che potrà dislocare all'interno delle proprie segreterie tutti gli esuberi, tutti i sovrannumeri e tutti gli invecchiamenti, gli inidonei che ci saranno. Ora noi siamo qui, speriamo che si riesca ad ottenere quello che noi vogliamo, non demorderemo, già lo abbiamo annunciato, non pensiate che se non si parla di questa cosa nel Consiglio, se dovesse slittare, noi staremo zitti. Abbiamo già, insieme ai colleghi di Quota 96, messo in campo comunque l'intenzione di continuare in ogni caso ad oltranza una battaglia che non può finire qui. La finisco io qui adesso invece, e passerei la parola a Piero Bernocchi, portavoce.